Ragazzuoli, io ve la butto lì. Se questo video supera i 30.000 like, e so che può farcela, giovedì torneremo con il chest opening no jamming più grande di YouTube Italia. Vi ho detto tutto. Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash Royale in un video esclusivo e specialissimo. Come sicuramente avrete visto dalla miniatura e letto dal titolo, quest'oggi vedremo insieme il contenuto del baule costruibile del primo classificato di Clash Royale, che si tratta di un italiano, ovvero Guanek. È un qualcosa di davvero incredibile, ho dato una sbirciatina, ma dopo lo vedremo live insieme. Oltre a questo apriremo pure il mio chest opening e c'è una grande sorpresa. Non vi ho spoilerato niente qui su YouTube, i più furbi sicuramente l'avranno notato, quello che vi chiedo è di guardare il video dall'inizio alla fine. Detto questo, direi di andare velocissimi perché sì ragazzi, sarà un chest opening molto molto rapido. Siamo partiti con il baule argentato di Franci, sono tornato a 3000 coppe precise e top. Oh, ho Grider, fantastico, e 11 cavalieri, non male. Ancora la seconda free chest. Quattro opzioni ragazzoli, non ci voglio credere, ti prego dammi la leggendaria subito, non mi dà le gemme. Quindi ci sarà sicuramente la epica, infatti un principe. Baule dorato, abbiamo pure una clan chest, tanto qui ragazzi non c'è niente, non troveremo mai niente. Spero di trovare un'altra strega notturna perché la sto utilizzando qui su Franci e è veramente OP. Occhio, forse un'altra epica? Credo di sì, due epiche già. Su quattro bauli veramente pietosi, andiamo con la clan chest di Franci, 1620 di oro classica, sta per arrivare a 260.000 monete. 15 goblin gang, 32 goblin, 40 spirits, 8. Occhio ragazzi, sono tante rare, occhio ragazzi, non ci... No. 153 Royal Giant ed infine 3 pecconi. Non male, dai, non male questi bauli. Direi di passare subito sul mio account e fare il chest opening no jamming. Voglio questa, ragazzuoli, la voglio sul mio account, è veramente incredibile. Ragazzuoli, bentornati nel mio account. Guardate che super novità, sono riuscito ad arrivare a 4901 coppe, ovvero la Master 1. Sono riuscito a sbloccare questo costruibile. Certo, in confronto a quello che vedremo dopo, questa è miseria. Però per me è un grandissimo risultato, sono contentissimo. Vi svelo anche un segreto che non attacco da 3 giorni per farvi vedere questo risultato. Fantastico, io direi di andare subito con l'apertura di questo costruibile. È il terzo, se non erro, il primo è stato di 4300 coppe, il secondo 4006, questo 4009, ti prego una leggendaria. Oltre a questo apriremo anche tutti quanti gli altri bauli. Siamo partiti, almeno i domatori così li porta a livello 10. Circa 5000 di oro. La prima epica fa veramente schifo. Che cosa mi scelgo? Prendiamo la mongolfiera, top. Seconda opzione, ci dà gli scheletrini contro i giganti royali. Andiamo di scheletrini, così ci avviciniamo al livello 12. Tutte le rare, probabilmente non ci sarà mai, forse mai la leggendaria. Questo ragazzi è uno scontro tra morti. Considerate che ho entrambe queste rare a livello 1. Io mi prendo la pozione della cura, ti prego, tutte le epiche. Che forse ci siamo. Non ci credo, forse la leggendaria, spero di sì. Ti prego, Dio di Clash Royale, mandamela bene questa volta. È stato un grandissimo risultato. Prendiamoci la strega e via di leggendaria. Sì ragazzi, lanci, oh mio Dio. No ragazzi, spacchiamo il like. Mi sto per sentire male tutto in live. Ci prendiamo la strega notturna. Eccola qua, collezionata. Sono felicissimo, era la leggendaria che desideravo. Top, essere arrivato a 4900. Mi ha resettato a 4003. Questa non è un'ottima cosa. Ragazzuoli, andiamo con il cesto per... Anzi, prima vediamo un attimo la strega notturna. Eccola qui, che spettacolo. Si vola ragazzi, free chest, un sacco di bauli da aprire. Voglio portarvi subito all'apertura del baule, quello da 6700 più coppe. Veramente assurdo, incredibile Guanek. Andiamo con la crown chest, devo aprire tutto perché mi stanno stufando tutti questi baulozzi magici. Una bella pozione congelamento. Top ragazzuoli, richiede domatori. Sono arrivato esattamente a 775. Ci siamo con il porco a livello 10. Andiamo con il... la clan chest, siamo partiti. Ti prego un'altra leggendaria a sto punto. Una rara, no, quando escono così no però. Che troll veramente, la fireball è buona. 3 moschettieri tutte rare, ci dà 2 skeleton army ed infine tutte le comuni, grazie. 241 goblin, complimenti. Ancora non riesco a realizzare la strega notturna, veramente troppa roba. Andiamo con il baule magico di destra, 7 opzioni. Tanto questi non ci danno mai niente. Di tutti quelli che abbiamo aperto non trovo mai niente. Ci sta dando tutte le comuni, ovviamente solo comuni. Una epica, tutte le rare 24 e altre epiche, ovvero gli archi X maledettissimi. Non ci posso credere, una vita per accumulare questi bauli magici e poi non ti esce niente. Oro, 11 cavalieri, 14 fire spirits, 20 royal giant, 40... No, non è possibile. Fermi tutti però, 4 epiche. No, mi sento male. No ragazzi, mi sento male. Ragazzi, siete pronti? Bottiglia leggendaria alla mano, andiamo a girare. Ti prego un'altra leggendaria live, credo di morire. Eccola qua, non posso crederci. Oh mio Dio, abbiamo sbloccato pure lo stregone elettrico. Ma è il mio account.
account. Fermi, fatemi vedere perché non ci credo. Non voglio crederci, non ci posso credere. Oh mio Dio. Ci mancano solamente 3 leggendari. Abbiamo trovato le 2 più forti del gioco, credo. Se ne troviamo un'altra nell'ultimo baule magico, vi giuro ragazzi, svengo in live. Si vola Martin Garrix, bottiglia leggendaria, prima o poi la metterò all'asta. 861 di oro, 6 elite barbarians, no, tutte ste comuni così random, no. 21 high spirits, infatti non c'è niente. 25 goblin hat ed infine 5 golem, non male però. Ragazzuoli, vi giuro, soddisfattissimo di questo chest opening. È arrivato il momento, non sto nella pelle, è arrivato il momento di guardare insieme l'apertura del baule da 6400 più coppe. Il baule del primo classificato, quello di Guanek. Vi ripeto ragazzuoli, questa clip è assolutamente esclusiva per il mio canale, la potete vedere solamente qui. Ed inoltre voglio fare ancora tantissimi complimenti a Guanek, italiano arrivato primo al mondo per questa stagione di maggio. Innanzitutto ragazzuoli, voglio ringraziare Lonnie the Wolf per avermi ci messo in contatto. Grazie Lonnie di cuore, trovate il suo canale in descrizione e nelle schede. Inoltre ragazzuoli, se volete veramente imparare a giocare a questo gioco guardando dei gameplay a livelli altissimi, vi lascio il canale Twitch di Guanek qui sotto in descrizione e anche la pagina Twitter se volete magari contattarlo. Ovviamente condividete il video. Eccoci qua ragazzuoli, siamo nella schermata dell'account di Guanek. Potete vedere il risultato, primo al mondo sullo stemma di campione definitivo, 6788 coppe. Un saluto a Stepney. Siamo partiti ragazzuoli, il baule parte con 10.000 monete così facilissime. La prima scelta è tra Tesla e Scelti, si prende la Tesla, 84 monete ma a tutte le carte maxate. Va con i barbari 114, 5 tornado, cominciano a uscire le epiche ma tranquilli che ci sarà una grande sorpresa alla fine. 69 mini pecca, il 69, 86 sgherri, mega sgherri. Altre rare, 96 torri bombardiere, escono le epiche e se non ricordo male si va a prendere le clonazioni, molto molto bene. Ultima ragazzi, l'ultima per eccellenza, esce strega notturna contro minatore, si prende 2 streghe notturne e arriva ad un totale di 1 milione di oro. Ha tutte le carte maxate, baule veramente incredibile, lui si è preso 2 streghe notturne, io solamente una, ma l'ho sbloccata, sono contento. Qualcosa di veramente incredibile questo video, spero vi sia piaciuto, vi ricordo like e commento, un saluto a Guanek, lo ringrazio per questa assoluta esclusiva. Come potete vedere è stato resettato a 4600, probabilmente ripunterà alla prima posizione, spero di sì. Gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo al prossimo video, ovvero mercoledì Clash of Clans, giovedì il super chest opening, ma vi ricordo il like, un saluto a Grax, un salutone da tutti gli altri, al prossimo video. Ciao ragazzi!